E la parte più importante di Bergamo Scienza è proprio riuscire a coinvolgere i giovani, che sono il futuro e sono molto più in grado di noi di fare squadra. Già l'organizzazione di Bergamo Scienza funziona bene perché ciascuno limita un po' le proprie capacità di divulgazione per sponsorizzare, per far emergere il gruppo. Credo che questo sia importante in futuro, che lo imparino anche i giovani, che già però lo sanno fare. La provincia crede in queste cose e arriveremo presto a un progetto anche con tutte le scuole della provincia per fare in modo che i ragazzi riprendano il loro territorio e poi ci mandino i film e fare un grande festival di tutte le cose belle che abbiamo in casa nostra, viste dai nostri giovani che sicuramente il loro territorio lo conoscono meglio di chiunque. Sì, direi che la ragione per cui noi riteniamo che Bergamo Scienza sia veramente radicata sul territorio è perché le scuole che noi inizialmente avevamo coinvolto per presentare alcune mostre, per fornire i volontari, in realtà oggi sono diventate talmente parte attiva che quest'anno un quarto di tutti i laboratori e le iniziative, le mostre che abbiamo sono gestite e costruite direttamente dalle scuole, grazie soprattutto al rapporto che c'è tra questi ragazzi e i loro insegnanti. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Siamo nel Liceo Scientifico Mascheroni di Bergamo, però qui al Liceo Scientifico Mascheroni sono arrivati tanti altri studenti di altre scuole di Bergamo, dall'Istituto Agrario e anche dall'Istituto Maiorana di Seriate, dal Sarpi, dal Liceo Sarpi e l'altro Liceo Lussano, per parlare di ragazzi e scienza e di Bergamo Scienza, del loro impegno all'interno di Bergamo Scienza. Quindi il coinvolgimento di tante scuole, alcuni di questi ragazzi avevano con sé alcuni strumenti musicali. Sono stati bravissimi perché alcuni di loro oltre che a studiare addirittura fanno il conservatorio, quindi violino, pianoforte, clavicembalo, e altri invece hanno una passione per la musica pop, quindi chitarra elettrica, chitarra e tastiere, veramente bravi. 5 anni di New Generation. 5 anni quest'anno, sì, di questo giornale dei ragazzi che è un po' un format unico in Italia dove dovrebbe, e come abbiamo fatto ora, dà voce ai ragazzi, alle loro esperienze, ma soprattutto si parla di buone pratiche che nascono nelle nostre scuole. Spesso ci sono queste dirette da fuori Roma? Ci sono spesso le dirette quando ci chiamano ad andare nelle scuole, quando c'è un avvenimento importante, quando ci sono tanti ragazzi che possono raccontare tutto quello che fanno a scuola. Grandini, ma come arrivate al RAI? Beh, il percorso è stato lunghissimo. Io sono arrivata nel 92 al TG2 perché come prima professione ero un'ostetrica e Luciano Ondra in quel periodo cercava uno specialista che lo aiutasse nei programmi di medicina, e quindi ho lavorato per 5 anni con Luciano Ondra al TG2 e poi sono passata al TG1. Alla fine sono arrivata alla radio quasi per caso, ma mi sono innamorata della radio senza mai dimenticare le mie radici. Io sono di qua, sono di Albino, la mia famiglia è ancora ad Albino e una parte del mio cuore è sempre qua a Bergamo. Quindi appena riesce torna? Appena riesco torna, figli e famiglia permettendo.